si tirerà fuori il 200% per qualificarsi al mondiale, e al mondiale si andrà semplicemente per divertirsi. Oserei dire che vado più adesso che quando correvo l'ultimo anno della mia carriera con i professionisti. Adesso è iniziata la stagione dei com, quindi si cacciano i com per tenere la gamba. Ciao a tutti ragazzi, è il capitano di P20 del Pendolo e benvenuti in una nuova intervista. Come vedete siamo qua con il nostro amico Enrico Logica, lo conoscete, sapete già cosa fa, le gare che ha fatto, i risultati e quant'altro, ma oggi siamo qui per analizzare la sua stagione 2023, ma soprattutto capire perché ha deciso di cimentarsi in una nuova e secondo me rischiosa per quello che fa disciplina. Ma prima di raggiungere il focus dell'intervista, partiamo con questa prima domanda: come è andata la tua prima parte di stagione? Sei soddisfatto? Che risultati hai ottenuto? Allora, la prima parte di stagione direi che è andata discretamente. L'unico obiettivo della stagione è divertirsi e cercare di divertirsi traendo anche dei risultati, degli ottimi risultati nelle gare a cui competo. Quest'anno ho deciso di spostare il focus più sulle gran fondo per cercare di spostare i miei limiti su distanze più lunghe e stare in sella più ore. Direi che ho ottenuto dei discreti risultati. L'obiettivo che mi ero prefissato è di vincere una gran fondo, non l'ho ancora centrato, però continueremo a inseguirlo. Come mi avevi detto nel video di inizio stagione, anzi era novembre dell'anno scorso, quest'anno ho deciso di prenderti per la prima volta dopo anni il preparatore atletico. Come è cambiata la tua preparazione? Hai fatto più qualità, più quantità? Come ti sei gestito? Siccome come molti altri amatori lavoro 8 ore al giorno e più, ho deciso di cercare di valorizzare le poche ore disponibili per allenarmi, facendole in un modo sensato, non più totalmente a sensazione ed esperienza, ma affidandomi a un professionista. All'inizio diciamo che ho fatto un po' fatica a ingranare perché i suoi allenamenti erano molto costanti, io invece ero abituato a andare a canna già dall'inverno, però una volta presa la gamba ho notato dei miglioramenti assurdi che sto vedendo anche adesso negli allenamenti, nei tempi sulle salite. Oserei dire che vado più adesso che quando correvo l'ultimo anno della mia carriera in continental coi professionisti. Ma come tutte le persone sei un umano anche tu, quindi hai mai avuto momenti di down per problemi con famiglia, lavoro e quant'altro, cioè vita sociale, in cui hai deciso di mollare un po' l'acceleratore, magari lasciare a parte tabelle e guardare solo le tue sensazioni? Ci tengo a dire che non mi alleno tutti i giorni, a volte mi alleno 2-3 volte a settimana. E come fai a essere così magro? Cioè mangi? Non lo so, lo presterò a qualcun altro il grasso. No, io mi alleno il giusto, non mi piace allenarmi troppo perché ho paura che mi passi la voglia di andare in bici. Quando mi sveglio e decido oggi mi alleno, se no salto la tabella del preparatore e la posticipo al giorno dopo. Quindi io sono dell'idea che per un amatore bisogna sentirsi bene in sella, contenti, e non strafare, non cercare di annoiarsi in bici. Piuttosto è meglio lasciarla lì una settimana e poi riprenderla quando si è pronti. Qual è stata la gara più bella in cui hai tenuto la miglior performance, ma anche in modo positivo, sia per organizzazione, panorami e tutto quello che ci sta attorno? La miglior performance penso di averla fatta in relazione alla condizione, la Gran Fondo Avesani, che mi sono svegliato con una condizione totalmente no, però ho deciso comunque per la gara di casa di tener duro e sono riuscito ad arrivare secondo. Non so ancora come ho fatto, ma ce l'ho fatta, penso più di testa che di gambe. E poi mi ha emozionato tantissimo correre la Gran Fondo Gavia Mortirolo su delle salite epiche. Io ho fatto il medio, quindi non ho fatto il Mortirolo, ma il passo Gavia, e è stato veramente emozionante fare 25 km di salita in gara, è una cosa epica, ma chiunque avesse voluto farla con il proprio ritmo la consiglio perché è stato veramente un evento emozionante. Ma ora che siamo arrivati a luglio, le gare in programma sono sempre meno se non pari a zero, come gestirai l'estate che verrà? Farei ritiro a Livigno in altura, vacanze totali, mare, più chilometri nel weekend, quindi solo allenamenti, più qualità? No, io non faccio più ritiri, però adesso è iniziata la stagione dei com, quindi si cacciano i com per tenere la gamba, si fanno giri lunghi ma progettati solo per divertirsi, per esplorare nuovi posti e non per calcare sempre il solito territorio, quindi per fare degli allenamenti proficui ma divertenti. Passiamo al focus dell'intervista, il motivo per cui questo pomeriggio caldo, pomeriggio d'estate, il più caldo secondo me, ci siamo trovati, ossia il tuo nuovo acquisto, la bici da gravel. Perché hai deciso di cimentarti in questa disciplina? Cioè ci vuoi andare giù pesante, seriamente, o l'hai preso per fare un giretto ogni tanto? Sì, dopo una lunga ricerca sono riuscito a recuperare una gravel abbastanza da gara. Niente, volevo dire che l'anno scorso sono andato come spettatore al mondiale a Cittadella ed è stato talmente emozionante che da quel giorno ho deciso che in un modo o nell'altro io dovrò andare al mondiale a Cittadella, al mondiale gravel. Quindi mi sono già iscritto alla qualificazione a Monferrato il 2 settembre. Ci saremo per fare un super documentario. E lì si tirerà fuori il 200% per qualificarsi al mondiale, e al
mondiale si andrà semplicemente per divertirsi, poi quello che accadrà accadrà. Ma secondo te è giusta per te questa disciplina, che sei un po' gracile, magrolino, che o contano anche qua principalmente i watt? Tanto contano i watt. Ma ci hai appena detto che la tua preparazione adesso cambia e il focus è sui com. A parte questo, cambia un po' qualche altro aspetto in vista del finale di stagione? Poi che gare hai in mente di fare? Ci sono ancora a gran fondo? Diciamo che adesso mollo un po' con le tabelle leggermente, per poi magari riprenderle 15 giorni prima, 20, delle ultime gran fondo. Sì, ci saranno delle gran fondo a fine stagione. Penso di partecipare alla Trevalli Varesine come l'anno scorso, e ci sarà la gran fondo a Peschiera, possiamo dire quasi di casa, in cui l'anno scorso ho fatto secondo, quindi vedrò di migliorarmi. Poi si cercheranno dei circuiti o delle gare gravel. Ma te cosa ne pensi di tutti quelli che, soprattutto sotto certe pagine di ciclismo che non sto qui a nominare, dicendo che il ciclismo amatoriale è esasperato, si fa la vita da professionisti, è inutile fare tutti quegli allenamenti e sacrifici? Allora bisogna dire che il ciclismo amatoriale è un panorama vastissimo, si passa dal ciclista semiprofessionista al ciclista proprio della domenica che fa una gran fondo l'anno. E secondo me il ciclismo amatoriale è bello proprio per quello. Ognuno la interpreta a suo modo. Si può puntare a fare il risultato, si può puntare a portare a casa una bella giornata di sole. Ognuno lo deve interpretare come vuole e deve essere rispettato per come lo interpreta, secondo me. Te ti sei mai sentito preso in causa e hai detto magari è meglio che calo un po', che mi alleno un po' meno, che dedico più tempo alla vita sociale? Oppure vivi il momento della tua gioventù e magari più avanti, quando avrai una famiglia, avrai che ne so un figlio, che allora lì cambieranno le priorità? Il futuro non si può prevedere. Ora ho abbastanza tempo e quindi lo dedico a quello che mi piace, conciliandolo con tutti gli altri impegni, famiglia, ragazza, eccetera. Si cerca di trovare un equilibrio in tutto. Sempre riguardo a questo argomento, ultima domanda, poi ti lascio andare a allenarti, provare il tuo nuovo mezzo. Cosa ne pensi della serie YouTube che ho creato insieme ai due protagonisti, Braulio e Enrique, L'Amatore de Panza, in cui, soprattutto per le gare a circuito, vuoi lanciare il messaggio che bisogna viverla serenamente, con poco stress, e vogliamo espandere il tutto per far appassionare più gente, che c'è sia il divertimento e anche un po' di ignoranza, ma anche la parte seria e agonistica della gara? Secondo me, come ho detto prima, ognuno la interpreta a suo modo. È giusto che ci sia chi è super concentrato, è giusto che ci sia chi ride e scherza anche durante la gara. L'importante è sempre farla in modo sicuro, con il casco, non prendersi rischi e divertirsi, ognuno a suo modo. Buon, dai Enrico, io ti lascio e vai pure allenarti. La bici la faremo vedere in un prossimo video, quindi ragazzi preparatevi, e niente, grazie mille come sempre e mai mollare. Ciao a tutti, mai mollare.